Bentrovati dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani per la consueta conferenza stampa di Mister Lerda in vista della gara tra Potenza e Taranto. Passo subito la parola ai colleghi del media partner La Nuova TV. Mister, buongiorno. Buongiorno. La settimana quasi al completo come elementi, solo Mata out, forse si è aggiunto Asensio nelle ultime ore. Sì, abbiamo recuperato Laribi e Pisapia che hanno fatto la settimana diciamo al 90% con la squadra, nel senso che praticamente sono recuperati. Asensio nella partita di ieri l'altro ha avuto questa distorsione alla caviglia, quindi adesso vediamo un po' se lo recuperiamo. Vediamo. La fai contento a mia nonna allora. Vediamo. Come? Fai contento a mia nonna. Ok. Non ho capito. Sì, la faccio come Calà, ti prendo in braccio. Ah, ok. Sì, sì. Ok. Buongiorno mister Alfonso Pecoraro, quotidiano del Sud. Due curiosità. La prima, sì. Mese di dicembre abbastanza importante, quattro partite. Io ho fatto un po' un'analisi ovviamente di tutte le sfide viste da Potenza, sia della parte in cui ci sei stato tu sia della parte precedente. Sostanzialmente diciamo che queste sono quattro squadre come il Potenza, non voglio dire alla portata, però diciamo inquadrate in un range di campionato, queste che arrivano le 4 di dicembre. Quanto baratteresti la crescita, la prestazione del Potenza in cambio di quattro risultati importanti, cioè un po' di continuità? No, è una domanda giusta, è difficile rispondere, ma allo stesso tempo molto semplice. Il risultato è la cosa fondamentale ad ogni latitudine. Per perseguirlo però bisogna, secondo me, fare anche prestazione, quindi sono due cose che vanno di pari passo. E quindi facciamo un passo alla volta, pensiamo a questa di lunedì sera, prepariamola bene e poi vedremo le altre, insomma. Mister, sarà una partita molto tattica secondo me, perché Capuano sappiamo, lo conosciamo bene, maestro, è stato qui. Un maestro di tattica, è stato due volte qui, poi diciamo è uno di qua. Due volte? Ah. Sì, anche nel 2010. Ah. Quindi lo conosciamo, soprattutto la sua meticolosità. Secondo te in quale zona del campo si potrà decidere la partita? Ma guarda, ho seguito tanto quest'anno e l'anno scorso quando l'abbiamo incontrato, e secondo me quest'anno loro hanno alzato di parecchio l'asticella, nel senso che Taranto è una piazza importante, l'ho sempre stata, ma per varie vicissitudini negli ultimi anni gli mancava sempre qualcosa, no? Quest'anno invece hanno fatto anche un mercato molto molto significativo e tutto ciò ha portato ad avere, come dire, ambizioni maggiori, e questo per dire che anche a livello tattico Capuano è cambiato quest'anno, cioè le partite che ho visto, ho giocato con tre attaccanti, ho visto la partita con Sorrento che ha giocato qua in casa, aveva tre attaccanti effettivi, e quindi ora non so se riproporrà lo stesso schema, lo stesso atteggiamento, tornerà al suo, come dire, 3-5-2 che è il suo, come dire, marchio di fabbrica, no? Cioè un po'. Ma al di là dei sistemi di gioco uno o l'altro, come hai detto te, è sempre un allenatore molto molto preparato, molto sempre difficile le sue squadre sono sempre molto ermetiche, sono sempre molto difficili da perforare, no? Quindi sarà una partita sotto l'aspetto tattico da giocare bene, insomma, via. Ecco, mi riallaccio, Sandro Magarella, Gazzetta del Mezzogiorno, sì. Mi riallaccio un po' con le ultime tue parole. Una delle peculiarità di Capuano è quella di far giocare male l'avversario, nel senso che al di là di proporre, ma lui riesce a far giocare. Ecco, come si affronta una partita del genere? Nel senso che lui cercherà di non farti giocare, e noi sappiamo che il Potenza in casa il punto di forza del Potenza proprio sono le partite interne, dove riesci in qualche modo a sviluppare quello che tu vuoi. Certo, dovremo prestare attenzione a quando avremo palla noi, nel senso che noi dovremo cercare di offendere, ma avere un occhio di riguardo per le ripartenze loro, perché hanno giocatori importanti nel ripartire, quindi noi lì possiamo e dobbiamo fare meglio, insomma, no? Quindi dobbiamo pensare a quando attacchiamo,
a stare attenti e applicati in certe zone del campo per far sì di non subire contropiedi, insomma, no, perché comunque i giocatori tipo Canutè che negli spazi aperti hanno gamba, insomma, no? Però noi dovremmo cercare di fare le cose che proviamo e che ultimamente siamo cresciuti in quello. Però è una partita molto, molto importante anche l'altro aspetto, ecco, dobbiamo curare tutti e due gli aspetti, insomma, ecco. Buongiorno mister, Rocco Sabatella, Rosso Blu. Nelle ultime due partite Capuano ha giocato con, lei lo faceva riferimento, con lo 3-5-2 ortodosso. No, le ultime partite no, 3-4-3 giocava con tre attaccanti. No, l'ultima l'ha fatta col Sorrento con i tre attaccanti. Sì. Bifulco e Ciancio. Poi ha giocato con la Casertana. Ha avuto le critiche per essere tornato ai tre centrocampisti centrali senza i tre attaccanti. Ha avuto un po' di critiche in questo periodo per la sconfitta con la Casertana. Dico, noi ci auguriamo che torni a giocare con i tre attaccanti, almeno visto e considerato che pure noi giochiamo praticamente 3-4-1-2 ma 3-4-3, possiamo pareggiare l'equilibrio in mezzo al campo, è di questo parere? Ma io credo che bisogna distinguere due cose, quando uno ha palla e quando uno non ce l'ha, perché quando uno ha palla può sviluppare in una maniera, no? E quando c'è la palla agli avversari dipende da ognuno di noi come prepara la partita. Poi le caratteristiche individuali sono diverse, però uno può giocare con tre attaccanti e poi può difendersi con nove uomini dietro e lascia solo un attaccante là, quindi dipende molto da come uno imposta la partita. Ora io non so lui se verrà qui con i tre attaccanti soliti che ha avuto oppure se passerà con due attaccanti, Cianci e Canutè, faccio per dire, e Bifurco ancora squalificato, esatto, oppure che ne so, Orlando e Cianci, Orlando e Canutè, oppure cioè hanno altri giocatori, insomma, no? E vediamo, pure con tre centrocampisti, ma noi abbiamo preparato la gara in tutte e due le maniere, quindi cerchiamo di essere pronti, di non farci trovare impreparati, quello assolutamente. La Ribi quanta autonomia può avere in questo momento, diciamo 20 minuti? La Ribi è appena settimana, lui e Pisapia hanno, diciamo, per intero, hanno lavorato in gruppo i primi due giorni della settimana, magari facciamo un po' uno un po' l'altro per non caricarli troppo perché vengono da postumi diversi, però tutti e due è un po' di tempo che sono fermi e quindi credo che se entrambi sono a pari livello, nel senso, voglio dire, se c'è bisogno di 20 minuti, un quarto d'ora, non credo che abbia difficoltà a farli, ecco, questo sì. Perfetto. Francesco Menona, Radio Città Potenza. Buongiorno mister. Buongiorno. Le due squadre vengono da sconfitte cocenti e Taranto ha perso in casa domenica. Psicologicamente chi ha più da perdere in una partita del genere e chi giocherà in porta tra Gasparini o Astra? Guardi, tra Gasparini e Fabrizio vediamo domani chi giocherà. Vedo che lei ha sempre un atteggiamento molto positivo, molto, 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 no, e quindi... Io sono realista, non positivo. No, ma sottolineo, dico questo perché dice, veniamo da due squadre, da così. Le sconfitte, premesso, sono sempre brutte, anche quando, che ne so, fai l'80% di possesso palla e 10 occasioni contro una, prendi 6 palli, sbagli 2 rigori, perdi, è sempre brutta, perché perdere non mi piace proprio. Però ci sono sconfitte, la nostra è stata, diciamo, da un lato brutta, dall'altro però incoraggiante, quindi noi... Alla prima domanda che mi ha fatto il suo collega, dico io preferisco fare punti, ma se giochiamo anche bene forse è meglio farli, no? Cioè hai più possibilità di farli e quindi chi ha più da perdere tutte e due, perché tanto quando perdi hai perso comunque, quindi sarà una partita delicata e difficile per entrambi. Mister, buongiorno, Francesco Cutro, Antenna Sud. Mi allaccio proprio a questa sua ultima considerazione, sì. Però partendo da un'analisi della classifica, sì. Il Potenza in questo punto è a 3 punti dalla zona playoff e 3 punti dalla zona playout, sì. E si trova in questa situazione, diciamo, di limbo.
chiaramente essendo in questo momento più importanti i punti che le prestazioni, mancano 4 giornate al giro di boa, metterebbe la firma per chiudere questo girone di andata a quanti punti? No, 26, quanti punti sono? 12 punti. Però chiaramente allora è chiaro che ognuno direbbe al massimo, però anche facendo un'analisi del momento, della situazione e anche dei prossimi bisogna sfide. Secondo me fare un passo alla volta, nel senso che noi abbiamo 18 punti, come hai detto te siamo a metà strada, di qua e di là. La partita di lunedì sera è molto importante. È importante per vari aspetti e allora noi dobbiamo cercare di fare punti, più punti possibili e poi dopo tirare una riga, vedere un po', preparare quella dopo, però facciamo un passo alla volta, pensiamo a questa che sarà una partita non semplice e che dovremo cercare di fare nostra. Un'altra domanda, una curiosità, sì, anche a seguito delle sue dichiarazioni a fine partita a riguardo, sì, di Giovanni Volpe. Non c'è nessuna polemica. Le faccio la domanda. Domanda è abbastanza diretta, cioè mi può rispondere anche con un sì o con un no. L'ho interrotta, chiedo scusa. Sì, sì. In questa settimana, sì, c'è stato uno sviluppo dal punto di vista, diciamo, del rapporto e dell'atteggiamento anche del calciatore rispetto ad una settimana fa? Ma non c'è stato, a volte io non so cosa magari avete scritto, ma non c'è stato assolutamente niente. C'è un discorso legato al fatto che la domanda cosa deve fare mi sembra per dimostrare, ma sono questioni puramente tattiche. E poi io vorrei aprire una parentesi: Volpe ha fatto 2 gol subentrando, no? Ha fatto delle partite dall'inizio, altre subentrato, ha certe caratteristiche, quando subentra non ha bisogno di giocare 10 palloni, ne tocca 2, può essere incisivo. E quindi, cioè, io credo che fosse il suo procuratore, direi, se subentra 10 volte alla fine, dico dei numeri, alla fine dell'anno fa 7 gol per subentrato, oppure gioca 15 partite e fa 3 gol, cosa scegli? Cioè, detto questo, un giocatore importante per adesso quando rientra, poi magari da domani gioca dall'inizio e cambia la solfa, però non c'è nessun problema, cioè, capito? Bisogna essere, cioè... Però lei non avendo specificato... No, ma dopo la partita, assolutamente, ma è già finita lì, finita. Ma noi ci siamo meravigliati perché sabato, si ricorda, ma noi abbiamo fatto la domanda, lei ha detto un bravo ragazzo... Ma assolutamente, confermo, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Cioè, non ti voglio provocare, però ti chiedo, a maggior ragione che probabilmente sarà indisponibile Asensio, hai ipotizzato oppure hai fatto delle tue verifiche tecniche su un impiego diverso di Di Grazia? L'anno scorso fece molto, molto bene con Caturano, non so se fino a questo punto in quel ruolo nuovo che gli hai ritagliato ti ha sempre convinto, visto che nelle tue 7 partite, quando ha giocato Di Grazia, l'hai sempre tolto. No, ho fatto altre considerazioni, tutte le considerazioni del caso, e quindi vedere anche chi c'è, chi non c'è, gli attaccanti, non attaccanti, e quindi... abbiamo le idee chiare, insomma, adesso l'importante è che i ragazzi stiano connessi a posto, come ha sempre dimostrato di essere ultimamente, e cercando di sbagliare il meno possibile, di fare meno errori, perché poi dopo analizziamo, vediamo, no? Cioè, a volte subiamo delle reti che dici porca miseria, con un attimino di attenzione in più, un attimino di, come dire, ci compromettiamo a volte delle prestazioni, perché poi il risultato finale è figlio poi dei numeri, no? E quindi abbiamo bisogno di questo anche. Mister, mi leggo un po' a quello che hai detto prima, facciamo un passo per volta. Sì. Mentalmente, lei come preferisce agire? Cioè, nel senso, non parlo per queste prossime 4 pari, in generale, lei fa delle tabelle di marcia o preferisce affrontare una partita per volta? Ma parlo anche in futuro, non parlo per queste quattro. No, guardi, non ho fatto mai calcoli, nel senso che
Guardo la partita che viene dopo cercando di prepararla nel miglior modo possibile, sia dentro che fuori casa, cercando di fare le cose nel miglior modo possibile, ma senza fare tempo. Chiediamo questo anche considerando il fatto del buon andamento del Potenza in casa e delle problematiche esterne, perché l'altro giorno sulla Gazzetta ho scritto questo fatto qua, cioè Potenza è primo nella classifica delle gare interne con 17 punti e ultimo nella classifica delle gare, chiaramente non si possono fare queste differenze, però uno le guarda e dice ha un solo punto nelle partite, magari c'hai due tre partite in casa, cerchiamo di fare, considerato che il Milan è diventato un fortino praticamente, allora magari di andare forte in quelle partite là, solo per questo. No, ma noi questo tipo di ragionamento lo facciamo settimanalmente quando andiamo fuori, cioè ci diciamo che dobbiamo fare, che dobbiamo avere un atteggiamento giusto, che dobbiamo, e adesso pensiamo questa e poi vedremo la prossima, dai. Okay? La conferenza stampa termina qui, ringraziamo Mr. Laird e tutti coloro che ci hanno seguito da casa tramite Media Partner, la Nuova TV.